Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di SOS Gaia, il pianeta vivo. In questa trasmissione trattiamo tematiche anche a volte un po' dure, ma è giusto che si sappia com'è la condizione degli animali su questo pianeta. E ne parliamo, l'argomento sarà polli broiler e crudeltà genetica. Ne parliamo con Alice Trombetta di Animal Equality Italia, benvenuta. Ciao a tutti, grazie per averci nuovamente ospitati presso la vostra Sì, che splendida sei stata già con trasmissione. noi, è vero. Enrico Morriconi, garante diritti animali della Regione Piemonte, benvenuto. Grazie, io. Allora, innanzitutto, Alice, spiegaci cosa sono i polli broiler. I polli broiler è un termine, diciamo, coniato dall'industria alimentare per riferirsi a quello che è genericamente il pollo allevato per la carne. Il pollo allevato per la carne è uno degli animali, se non il più allevato al mondo, dopo i pesci da acquacoltura. Si stima che al mondo siano allevati oltre 50 miliardi di polli da carne, di cui mezzo miliardo solo in Italia ogni singolo anno. Quindi si tratta in generale di un termine molto generico per distinguere una razza che viene allevata specificamente per la sua carne e che si distingue quindi da invece la razza che viene allevata per la deposizione di uova, quindi le galline ovaiole. Ecco, io passerei a un filmato che lo so che è duro da vedere, ho fatto fatica veramente anch'io, ma è giusto che si sappia quali sono le condizioni di questi animali. Andiamo col filmato. Animal Equality ha condotto un'investigazione mai realizzata prima in Italia per svelare la crudeltà dell'allevamento di polli sotto un punto di vista del tutto inedito. I nostri investigatori hanno lavorato ad un progetto di monitoraggio ed analisi dei polli in un allevamento del nord Italia. Con il supporto di veterinari esperti, abbiamo potuto documentare come le razze di polli più allevate in Italia siano frutto di una selezione genetica che ha reso indegna la vita di questi animali, condannandoli a continue sofferenze, disabilità e morte precoce. Il lavoro di ricerca comincia tra i capannoni di un allevamento. Qui i nostri investigatori hanno raccolto i corpi di alcuni polli morti prematuramente. Uno dei primi effetti evidenti di queste razze è l'altissima mortalità presente negli allevamenti, che supera il 5% del totale dei polli. Più di 26 milioni di polli, infatti, muoiono ogni anno ancora prima di arrivare al macello. Il problema di questi animali risiede nella selezione genetica estrema a cui sono stati sottoposti. E per dimostrarlo, abbiamo svolto una comparazione con tre polli che hanno invece avuto la possibilità di vivere in un rifugio, un ambiente sano e naturale. L'osservazione comparata dei corpi dei polli cresciuti in allevamento e quelli che hanno vissuto in un rifugio ci ha permesso di mostrare quello che molti studi scientifici sostengono già da tempo. I gravi danni sulla salute di questi animali sono causati dalla selezione genetica a cui sono stati sottoposti ed è impossibile per loro sfuggire a queste sofferenze. È ora che le razze a rapido accrescimento siano messe al bando, una volta per sempre. Sono immagini terribili. Mi chiedo come facciate a fare queste investigazioni. Le persone che vanno a investigare, come riescano a mantenersi lucidi? È terribile questa cosa. Sì, si tratta purtroppo di immagini molto crude, ma anche necessarie, Certo. perché purtroppo viviamo in un paradigma all'interno del quale vige sempre comunque il potere del marketing, quindi delle grandi industrie che trasmettono e hanno il potere di trasmettere ai consumatori un'immagine degli allevamenti nello specifico che spesso è molto distante dalla realtà e che il consumatore ha diritto di conoscere. Per cui, per quanto si tratti di un lavoro che spezza spesso il cuore a chi se ne occupa, siamo noi come associazione, così come gli investigatori nello specifico, sono stimolati, sono motivati dalla causa più grande, diciamo, per cui svolgiamo determinate iniziative.
Certo. Ecco, Enrico Morricone, tu hai partecipato anche a questo lavoro insieme ad Animal Equality. Sì, ho contribuito, ho lavorato con loro per quanto riguardava l'analisi dei materiali che loro avevano recuperato negli allevamenti. Rispetto alle cose che sono state dette, io sottolineerei un fatto, ovvero che questi allevamenti non sono quello che avviene in questi allevamenti non è conosciuto dalla gente e servono queste investigazioni per portarlo alla luce. In una società che vuole essere aperta, una società democratica, invece, gli allevamenti come i macelli dovrebbero avere le pareti di cristallo, e allora la gente si renderebbe più facilmente conto di cosa significa per gli animali, questo tipo di allevamento, invece di tenere tutto chiuso e nascosto e dover fare molta fatica per riuscire a capire qual è la realtà dell'allevamento. Verissimo. Ecco, Alice, ci sono molte aziende che vantano il benessere animale, che vantano delle cose che poi in realtà non ci sono, no? Queste cose qua, queste cose che vantano. Esatto, purtroppo è così e facendo eco a quanto diciamo espresso dal dottor Morriconi, l'industria del pollo rispetto ad altri settori dell'allevamento risulta particolarmente insidiosa, poiché negli anni, diciamo più volte, sono stati gettati i riflettori, è stata gettata luce su quelle che sono le condizioni, per esempio, degli animali mammiferi sfruttati per la carne rossa, no? Si parla di maiali, si parla spesso di manzi allevati per la carne, mentre la carne di pollo, in un modo o nell'altro, negli anni ha resistito anche a questi contraccolpi e anzi sembra essere aumentato il consumo di questa carne poiché si ritiene un buon contraltare a quella che è ritenuta una carne più nociva come la carne rossa, ma la verità è che la carne cosiddetta bianca degli avicoli, quindi di polli e tacchini, presenta le simili problematiche dal punto di vista della salute umana e sicuramente problematiche simili, se non peggiori, dal punto di vista del trattamento degli animali, quindi la crudeltà che viene inflitta a miliardi, ripeto, di individui ogni singolo anno all'interno delle nostre filiere, all'interno di allevamenti sovraffollati, di cui abbiamo documentato più volte sia la crudeltà che l'insalubrità, sia per gli animali che per gli esseri umani. Certo, ecco, ma tutto questo a cosa porterà? Queste investigazioni porteranno a dei risultati? Ci auguriamo proprio di sì, noi negli anni ci siamo sempre più specializzati non solo in inchieste sempre più innovative che gettino luce su quelle che sono le reali pratiche dell'industria zootecnica, ma abbiamo sviluppato anche dei programmi, dei dipartimenti di sensibilizzazione sia aziendale che istituzionale, quindi cerchiamo di essere il più presente possibile e di instaurare contatti e dialoghi con quelli che sono gli attori principali dell'industria e delle istituzioni che hanno un potere decisionale molto grande, il cui potere decisionale può appunto avere un impatto positivo o negativo su milioni di animali alla volta. In particolare con questa inchiesta noi di Animal Equality ci occupiamo dell'argomento polli da diverso tempo, perché come organizzazione per la protezione animale sentiamo sia doveroso occuparci di uno degli animali più dimenticati al mondo e Certo. anche considerato tra i meno interessanti. Ovviamente si tratta di stereotipi, si tratta è dovuto al fatto che comunque abbiamo una percezione più distante di animali che sono volatili rispetto ad animali con cui è più facile empatizzare, come appunto maiali o vacche o conigli, per cui cerchiamo di gettare luce il più possibile sulle condizioni di questi animali. Lo facciamo da diverso tempo, almeno dal 2016. Ci siamo concentrati negli anni per lo più sulla crudeltà esterna inflitta a questi animali, quindi le condizioni di allevamento, come vengono trattati spesso dagli operatori, ma nel corso del tempo ci siamo resi conto che forse mancava
un tassello alle nostre inchieste, per cui con questa nuova uscita abbiamo deciso di calcare la mano su un aspetto particolarmente nascosto, ma che di fatto è quello che impatta più negativamente la vita di questi animali, che è la selezione genetica esasperata che è stata operata nel corso degli anni, come potrà confermare anche il dottor Moriconi, più o meno dagli anni 40-50 in poi è stata messa in atto una selezione genetica esasperata, quindi una serie di incroci volte a creare degli ibridi commerciali che portassero più profitto possibile all'industria nel minor tempo possibile. Certo. Dal punto di vista economico ha funzionato, dal punto di vista del benessere animale non è stato per nulla tenuto in conto, e questo ha portato negli anni questi animali a sviluppare numerose patologie, numerosi problemi deambulatori, problemi cardiovascolari dovuti a una crescita abnorme delle parti muscolari, specialmente relative al petto e alle cosce. E oltretutto la vita si abbrevia tantissimo, questi animali vivono pochissimo, un lasso di tempo molto breve. Sì. Si stima che questi animali di media vivano tra le 5 e le 7 settimane, sono di fatto dei giovani pulcini, dei pulcinotti con uno scheletro ancora molto giovane, che si ritrovano a crescere in modo abnorme, a sviluppare una muscolatura a un ritmo talmente rapido che il loro corpo ancora fragile, ancora troppo giovane, spesso non riesce a reggere il proprio peso. Certo. Si tratta... è quella che noi ci piace definire una gabbia fisiologica, no? Mentre tanti altri animali come le galline ovaiole o le scrofe subiscono la costrizione di una gabbia fisica, quella dei polli è una sofferenza decisamente più invisibile ma non meno importante. Ecco, Enrico Moriconi, tu oltre che garante dei diritti animali della Regione Piemonte sei anche medico veterinario, quindi penso che tu conosca molto bene le sofferenze a cui sono sottoposti questi polli. Sì, noi effettivamente sono più di 20 anni che diciamo, diffondiamo queste conoscenze. Il problema è, come sempre quando parliamo di questi argomenti, il consumo della carne di pollo, come è stata detta in precedenza. Io mi ricordo che una decina di anni fa si stimavano 20 miliardi di polli allevati, sono dati ufficiali, adesso siamo arrivati a 50 milioni di animali allevati. E quindi finché noi non riusciamo a diciamo, intercettare questo sistema produttivo, finché noi non si riesce a cambiare il sistema dell'allevamento a partire dalla diminuzione del consumo. Certo. Non è una rivoluzione che si possa fare immediatamente, però almeno indirizzarsi in una direzione corretta, e invece non è così, perché abbiamo visto che le cose vanno esattamente al contrario, e tant'è vero che ad esempio l'allevamento biologico, che sarebbe quello che per certi versi potrebbe può garantire condizioni migliori agli animali, non viene neanche aiutato a livello europeo, perché viviamo queste incongruenze, nel senso che gli allevamenti intensivi provocano un danno agli animali, un danno all'ambiente, un danno alla salute umana, però anche a livello europeo, che è un po' più diciamo, attenta a queste problematiche rispetto alla nostra nazione, però anche a livello europeo non si scelgono le strade per migliorare la situazione. Nessuno di noi credo e immagini che sia possibile fare una rivoluzione immediata, però almeno incamminarci verso una strada corretta. Certo. Per l'ambiente, per noi e per gli animali. Certo. Ecco, ma dal punto di vista dei diritti, visto che tu sei garante dei diritti degli animali, forse è l'unico garante regionale in Italia, no? Sì. Ecco. Sì. Dal punto di vista dei diritti, che diritti hanno questi animali? Ah, è facile dirlo, nessun diritto. Nessun diritto. Quindi il diritto ce l'ha solo l'economia. Sì, a parte che poi lì andiamo in un argomento molto da approfondire, sì. Perché il discorso dei diritti degli animali risale esattamente alla teoria di Reagan e di Singer,
con tutto il discorso del fatto che non sono diritti che gli animali possono rivendicare da se stessi, ma sono diritti che noi come umani dovremmo garantire loro, certo. Garantire il diritto alla vita e alla non sofferenza, essendo esseri viventi, esseri senzienti, certo. L'ha stabilito il Trattato di Lisbona dell'Unione Europea, però non si è dato seguito a questo trattato, ma evidentemente. Non si è dato seguito per il fatto che anche come l'ultimo lavoro in Inghilterra sulla sì. Capacità di essere senzienti dei polpi, cioè dei cefalopoli, dei crostacei, in campo degli animali il fatto del riconoscimento dell'essere esseri senzienti però non implica il riconoscimento della loro entità fisica, psichica e intellettiva, ma implica solo l'impegno umano di garantire migliori condizioni di vita, non di aver salva la vita, certo. e la non sofferenza. Alice, Animal Equality, quali altre investigazioni sta facendo in questo momento? A livello di investigazioni siamo sempre molto attivi, non c'è possibile rivelare del tutto quelli che sono i nostri certo. Programmi futuri, però senza dubbio continueremo a dedicarci, come abbiamo fatto nel corso degli ultimi anni, a inchieste soprattutto, ripeto, all'interno del settore avicolo, per dare sempre più voce ad animali dimenticati come le gallinovaiole mm-hmm. e i polli. Siamo molto attivi sul fronte dei macelli, anche essi, come diceva prima Enrico, sono luoghi che a maggior ragione dovrebbero essere circondati da pareti di vetro, invece sono ben celati all'occhio pubblico, sì. E Animal Equality, così come altre organizzazioni, siamo molto attivi su quel fronte per cercare anche di non solo fare inchieste e quindi sensibilizzare il pubblico su una tematica di cui si discute ancora troppo poco, ma sensibilizzare le istituzioni. Quindi il nostro obiettivo è sempre programmatico e a lungo termine. Certamente l'attenzione mediatica e pubblica è molto importante, ma è importante soprattutto che certi temi arrivino a chi di dovere, appunto alla Unione Europea a livello più ampio e poi in Italia, dove appunto, come diceva il dottor Morriconi, non solo non esistono veri e propri diritti per gli animali, ma siamo anche ben distanti dall'avere delle norme minime a tutela del benessere animale che siano anche lontanamente accettabili, soprattutto quando si parla di animali fragili come i polli da carne. Tu hai partecipato a qualche investigazione? Certo, io ovviamente si tratta di un percorso per cui ho iniziato come attivista, mi sono impegnata su più fronti, tra cui quello investigativo, adesso ricopro un ruolo che non mi permette di scendere sul campo come facevo un tempo, ma negli anni abbiamo istituito anche diverse interessanti collaborazioni giornalistiche, per fortuna. Ci sono diversi media, ci sono diversi giornalisti che hanno voglia di fare informazione pulita e che quindi ci hanno concesso, esattamente come OSS Gaia, di fare divulgazione su temi così importanti. Però sì, per rispondere alla tua domanda, diverse persone, ecco, le quali sono impegnate. Quello che ti volevo chiedere è questo: come si può partecipare a queste investigazioni rimanendo lucidi, cioè fai qualche tecnica particolare, fai una barriera, perché è veramente difficile per una persona sensibile. È una domanda da un milione di dollari quella che stai facendo, purtroppo posso solo rispondere che si tratta di tanta buona volontà e tanto senso di sacrificio e abnegazione. Di tecniche ovviamente ne esistono per cercare di alienarsi, di cercare di astrarsi dal contesto in cui ci si trova, ma poi la verità è che quando si è sul campo scattano altri, la tristezza arriva dopo solitamente, il trauma arriva in un secondo momento, mentre
mentre ti trovi sul campo solitamente prevale, no, l'adrenalina, la concentrazione, certo, nel voler portare a casa un risultato efficiente che faccia la differenza per gli animali, anzi spesso quasi gli unici aspetti sensoriali che ti permettono di realizzare dove sei veramente, e cosa che purtroppo non possiamo trasmettere al pubblico, sono i rumori assordanti di questi luoghi, degli allevamenti, e soprattutto l'odore. Certo. L'odore che è veramente permeante, che è caratteristico di ogni tipo di allevamento intensivo e che può entrarci nell'errore di credere che sono gli animali a essere, per esempio, degli esseri sporchi, mentre sappiamo per certo a livello scientifico che non è così. Se gli allevamenti appunto hanno un odore nauseabondo, di livelli di ammoniaca insopportabili, è colpa del trattamento che viene riservato a questi, certo, animali, delle condizioni di vita. Certo, complimenti, perché ci vuole molto coraggio, ci vuole anche una grossa motivazione ideologica per fare un lavoro del genere, perché se consideriamo gli animali esseri senzienti, persone, io le considero persone, c'è una bella differenza tra le immagini che vediamo, che stiamo vedendo, cioè animali liberi e animali invece negli allevamenti intensivi. A quali risultati tendete ad arrivare? Come organizzazione abbiamo due aspetti differenti, no? C'è la visione che ci motiva e che lega ogni singolo componente di Animal Equality, ma così come di altre tante associazioni con cui collaboriamo, è la visione di un mondo in cui tutti gli animali siano liberi e rispettati dagli esseri umani. Purtroppo sappiamo che nel breve, nel medio, ma anche nel lungo termine questa visione è diciamo molto, molto lontana, molto, molto idilliaca, per cui facciamo i conti con la realtà, vogliamo fare del bene nel breve e nel medio periodo per gli animali che stanno soffrendo in questo esatto momento negli allevamenti e che non abbiamo il potere di liberare, per cui Animal Equality si propone di lavorare attivamente con la società civile, con i governi e con le aziende per quantomeno migliorare considerevolmente le condizioni degli animali negli allevamenti, per ridurre drasticamente la mole che ricopre l'allevamento intensivo all'interno del nostro paradigma agroalimentare, certo, quindi incoraggiare l'Unione Europea a andare verso politiche sempre più verdi e non subire battute d'arresto come quella che invece stiamo vivendo in questo momento. Quindi questi sono i nostri macro obiettivi che poi si declinano chiaramente in programmi ancora più strutturati, certo, di animali, certo, ben specifici a cui decidiamo di dare focus anno per anno. Ok, credo che il nostro tempo a disposizione sia terminato. Ricordiamo solo il sito di Animal Equality, se qualcuno vuole dare una mano o anche fare delle offerte, evidentemente, ricordiamolo. Grazie per aver ricordato questo aspetto, perché sì, per noi è fondamentale. Siamo una non profit di donazioni private, per cui vi incoraggio, se vi piace quello che facciamo, se volete contribuire al nostro lavoro, andate sul sito animalequality.it, dove sarà per voi facile identificare dove poter effettuare una donazione. Perfetto, grazie Alice, complimenti davvero, grazie a tutti voi di Animal Equality, perché se non ci fosse anche il vostro lavoro gli animali sarebbero proprio messi veramente male. Grazie, grazie Enrico, grazie Morricone, grazie. Grazie a tutti voi che ci avete ascoltato e alla prossima.